Gentili telespettatori, buonasera da Giorgio Martino. Allo stadio comunale di Torino si sta giocando il nono minuto del secondo tempo dell'incontro Juventus-Torino, match clou della sesta giornata del girone di ritorno, derby di Torino. Il punteggio è di 0-0. La Juventus in questo secondo tempo sta attaccando da sinistra verso destra in maglia bianconera, mentre il Torino è schierato alla destra in maglia granata. C'è un affondo adesso di Schachner, che ha appena concluso un disimpegno difensivo e cerca di trasformare l'azione in contropiede offensivo. È stato fermato da Pileggi, che ha preso il posto di Penso, che non è potuto scendere in campo. Trapattoni ha optato per una formazione più prudente. Caso, discende Corradini che effettua il cross al centro, salta Gentile, ancora un palleggio di Hernandez verso Selvaggi che si gira e segna. Decimo minuto del secondo tempo, Torino in vantaggio con Franco Selvaggi che si è girato prontamente, ha fulminato di sinistro in rete dopo un elegante palleggio di Hernandez. Selvaggi sblocca il risultato al decimo minuto del secondo tempo dopo un primo tempo che era stato abbastanza sottotono, con un ritmo non molto elevato da parte delle due formazioni. È questo in pratica il primo vero guizzo operato da una delle due formazioni che ha portato Franco Selvaggi, 31enne di Pomarico in provincia di Matera, uno dei pochissimi professionisti del calcio italiano nati nella regione della Lucania, a battere Stefano Tacconi e a portare in vantaggio il Torino quando siamo ora al decimo minuto e mezzo del secondo tempo. Vediamo le formazioni delle due squadre che giocano agli ordini dell'arbitro Paolo Bergamo di Livorno, che dirige con la collaborazione dei giudici di linea Maggi e Ravaglioli. La Juventus schiera Tacconi, Gentile e Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Prandelli, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek. Il Torino gioca con Terraneo, Corradini, Beruatto, Zaccarelli, Danova, Galbiati, Schachner, Caso, Selvaggi, Dossena e Hernandez. C'è un calcio di punizione in favore della Juventus che, come detto, rinuncia a Penso, deve rinunciare a Penso, e Trapattoni lo ha sostituito con Prandelli lasciando in panchina Vignola. Avanza Claudio Gentile per battere questo calcio di punizione servendo Massimo Bonini. La triangolazione verso Boniek, gran tiro di Boniek e palo. Palo colpito da Boniek appena un minuto e mezzo dopo il gol di Selvaggi. Nella prima replica da parte della squadra juventina c'è una contestazione perché i giocatori del Torino reclamano la posizione irregolare di Boniek, e in effetti sembra che l'arbitro abbia dato loro ragione. Infatti non si riprende dalla rimessa in gioco, dal fallo laterale dove la palla era schizzata dopo il palo di Boniek, ma si riprende dall'area di porta di Terraneo, quindi dalla zona in cui Boniek si trovava in posizione irregolare. Si riprende dunque dal fondo con il Torino in vantaggio per una rete a zero segnato Selvaggi. Salta Hernandez, sfiora la palla di testa, ma ora tutta la Juventus è proiettata in avanti. Facile recupero di Scirea che cerca di impostare, ma Zaccarelli intercetta, serve Hernandez. Passaggio di ritorno di Dossena verso Hernandez che allarga rapidamente verso la fascia destra dove c'è Schachner alle prese con Brio. Gentile su Selvaggi, Brio e su Schachner per quanto riguarda il controllo delle punte granata operato dalla difesa della Juventus, che adesso subisce questo calcio di punizione decretato da Bergamo, che dirige l'incontro di fronte a 65.000 spettatori, tutto esaurito a Torino, incasso che si aggira intorno agli 800 milioni. Mette la palla a terra Patricio Hernandez, ma c'è Dossena che avanza a fianco a lui, si allarga sulla fascia destra il terzino Corradini. Hernandez controllato da Tacconi, il tiro di Hernandez che è filtrato ma era molto centrale e non molto pericoloso. Platini. Il lancio di Platini direttamente in fallo laterale. Cercava di servire in profondità Rossi, ma troppo lungo era il passaggio di Platini e troppo angolato, che è finito direttamente in fallo laterale. Si sta procedendo ad una sostituzione.
Ecco in azione Hernandez, lo ha fermato Scirea affiancato da Massimo Bonini. Il sammarinese serve Boniek. Bonini. Tardelli. Non riesce l'intervento di Selvaggi che cercava di ostacolare Tardelli, ma proprio lo stesso Selvaggi poi dopo l'intervento di Dossena. È riuscito a far carambolare la palla in fallo laterale a favore del Torino. Un rinvio di Zaccarelli, si perde nella metà campo juventina dove ci sono Scirea e Gentile. Tutta la Juventus è ora proiettata in avanti, nella metà campo avversaria. Scirea, Boniek, Platini, Boniek, triangolazione ora conclusa con Scirea. Bel tiro di Scirea, pronto alla fine di questo buon triangolo iniziato da Platini e Boni, che è concluso con questo tiro di Scirea al lato dopo un quarto d'ora di gioco nel secondo tempo. Il Torino sempre in vantaggio per una rete a zero. È il derby numero 106 della storia della stracittadina di Torino. Salta Bonini. La rimessa in gioco è di Bonini. Rossi. Boniek. Ha colpito un palo. Minuto dopo il gol di Selvaggi. Bonini, Tardelli, Boniek. Ancora il polacco. Viene fermato da Zaccarelli, rientra in possesso della palla la Juventus con Prandelli, ora servito da Bonini. Quindi si è portato in avanti anche Sergio Brio, lo stopper. Brio, il suo traversone in area verso Platini che di testa cerca di far proseguire Rossi, che è controllato però da Galbiati che gli ha sbarrato la strada verso il possibile inseguimento del pallone. Platini. Corradini controlla Rossi e c'è l'intervento di Bergamo che comanda il calcio di punizione in favore della squadra del Torino per la spinta di Rossi a Corradini che lo controllava proprio al limite dell'area di rigore. C'è Galbiati, vicino a lui c'è Terraneo e Danova. Danova che è difensore centrale, Corradini difensore esterno destro, Beruatto difensore esterno sinistro nel marcamento della difesa del Torino sistemata a zona. Selvaggi, l'autore del gol, viene anticipato da Tardelli, Prandelli adesso, Corradini. La palla è uscita un paio di volte. Schachner. Zaccarelli, Platini, bello slalom del francese, interrotto poi irregolarmente l'ultimo rinvio di Danova, ma prima che intervenisse Danova c'era stata l'irregolarità su Platini, calcio di punizione in favore della Juventus. 18° minuto del secondo tempo, Torino 1, Juventus 0, gol di Selvaggi al decimo della ripresa. Partita importantissima ai fini anche dello scudetto. Intanto ecco una sostituzione, esce Claudio Prandelli che aveva giocato finora con la maglia numero 7 in sostituzione di Penso e il suo posto è preso da Beniamino Vignola, numero 15. Questa sostituzione al 18° minuto del secondo tempo. Schieramento della Juventus diventa meno prudente con Vignola, centrocampista con propensioni offensive. Colpo di testa di Galbiati che viene spinto da Brio. Vedete Brio che cerca di sfruttare la sua altezza, ecco infatti che Brio torna indietro dopo che l'arbitro ha punito il suo intervento e il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della difesa del Torino per la spinta di Brio a Galbiati. Brio cercava di sfruttare la sua altezza in occasione di calci d'angolo, calci piazzati,
proprio per cogliere di sorpresa la difesa avversaria. Sul rinvio di Terraneo salta Dossena, Bonini controlla Hernandez, poi Gentile chiude verso il portiere Tacconi, la cui rimessa in gioco viene però raccolta da Caso, Schachner in tandem con Caso, ancora passaggio di turno verso Schachner, il cross e intervento di Gentile che molto bene pulito può controllare evitando anche il pericolo del calcio d'angolo, un controllo con molta tranquillità, con molta calma. Viene in avanti ora la Juventus con Vignola, ecco Beniamino Vignola, numero 15, ex avellinese, entrato al posto di Prandelli. Boniek, buono spunto di Boniek, poi va al tiro proprio Vignola, palla controllata da Terraneo. I due portieri non sono stati molto impegnati nel corso di questa partita, si può dire che lo spunto di Selvaggi è stata una delle pochissime occasioni in cui gli attaccanti si sono resi pericolosi. Ancora Vignola, Cabrini, Boniek, chiede il triangolo Vignola, Boniek ritarda un po' l'azione, poi serve più in profondità Tardelli, al cross Tardelli, testa di Galbiati, quindi Hernandez, un lunghissimo e altissimo campanile che viene atteso da Brio, spinto da Schachner, calcio di punizione in favore della Juventus. Cabrini, Paolo Rossi si libera molto bene di Caso, al cross Rossi arriva, Platini, colpo di testa nell'angolo basso e gol. Pareggia la Juventus al 20° del secondo tempo con Michel Platini. Ecco l'esultanza forse un po' troppo esuberante da parte di Platini che al 20° del secondo tempo ha portato la Juventus in parità. Colpo di testa a schiacciare nell'angolo basso lontano da Terraneo sul cross di Rossi che era andato via molto bene nella posizione di ala sinistra. Ed è il 16° gol in questo campionato di Michel Platini, francese nato a Jouff il 21 giugno 1956. Ed eccoci anche alla sostituzione del Torino. Entra Pileggi al posto di Dossena, è entrato Danilo Pileggi, 26enne di Nicastro, al posto di Beppe Dossena, che vediamo ora in panchina, nella panchina, prima di prepararsi a raggiungere gli spogliatoi. Una sostituzione per parte, punteggio 1-1 fra Torino e Juventus, in vantaggio i Granata con Selvaggi, un bel lancio per Platini, esce il portiere Terraneo, si porta fuori la palla scivolando e quindi ovviamente calcio di punizione dal limite in favore della Juventus per impedire a Platini di sfruttare l'occasione in contropiede. Terraneo è uscito a valanga, ha controllato la palla però poi non è riuscito a controllare la sua scivolata, si è portato il pallone fuori dell'area di rigore e di conseguenza ha commesso il fallo di mano fuori dell'area in cui è zona franca per il portiere e ora la Juventus beneficia di questo calcio di punizione dal limite. Vediamo Brio, si allontana Bonini, c'è anche Vignola, va al tiro Boniek, la palla si infrange sulla barriera, riprende però l'attacco della Juventus, non riesce poi il cross. Beruatto riporta in avanti il Torino, ma il suo appoggio verso Hernandez è impreciso. Scirea, Tardelli, Scirea, c'è il fuorigioco di Rossi, Pileggi ha cercato di portarsi avanti la palla con un colpo di tacco, poi l'intervento di Zaccarelli, quindi di Galbiati che fa proseguire Giancarlo Corradini, 23enne di Sassuolo. Il cross di Corradini molto lungo, controlla Tacconi che comunque devia oltre il fondo. Ed è il quarto calcio d'angolo in favore del Torino, il conto di corner è ora di 4-3 per i Granata.
3-3 nel primo tempo abbastanza equilibrato, con un paio di parate di Terragno, leggermente più impegnato nei confronti di Tacconi, ma una partita molto equilibrata nel primo tempo, con una leggerissima supremazia juventina. Il cross di Hernandez, fuori area riprende Caso, quindi esce bene Tardelli dalla propria area di rigore, allarga per Cabrini, il suo affondo viene interrotto dall'intervento irregolare di Domenico Caso, calcio di punizione in favore della Juventus, mentre Cabrini va a reclamare con Caso, ma gli animi sono molto distesi, molto tranquilli, partita giocata su un piano di estrema correttezza, con scarsi episodi in cui Bergamo è dovuto intervenire per placare gli animi o per punire episodi troppo focosi. Bonini ha spinto il sammarinese e quindi il Torino beneficia del calcio di punizione a suo favore. Si sta giocando il 25esimo minuto del secondo tempo, il punteggio di 1-1. Galbiati batte il calcio di punizione. Sul lancio del libero, Pileggi è scavalcato dal pallone. Boniek Platini, l'autore del pareggio. Boniek, fermato il polacco, un contrasto, un tackle regolare. Zaccarelli non riesce a far filtrare il suo lancio verso Schachner perché c'è un fallo di mano juventino e quindi ancora un calcio di punizione in favore del Torino. Batte Renato Zaccarelli verso Patricio Hernandez. Beruatto prosegue. Il cross di Beruatto, il colpo di testa di Gentile, poi la conclusione nettamente alta al 26esimo. Ecco Scirea, curiosamente sono presenti in questa partita due liberi, entrambi nati a Cernusco sul Naviglio, un paese che si va specializzando per quanto riguarda i liberi, sia Scirea che Galbiati che Tricella, che gioca nel Verona, sono nati a Cernusco sul Naviglio. Ecco Paolo Rossi in azione, autore dell'assist che ha consentito a Michel Platini di realizzare il gol del pareggio, che in azione il francese, che ha così segnato 16 gol in questa stagione, quanti ne realizzò l'anno scorso quando vinse alla fine la classifica dei cannonieri. Quindi è netto anticipo Platini. Ancora un colpo di testa che cercava di liberare proprio Platini. Galbiati e Danova hanno controllato e nuovamente Galbiati che si spinge in avanti, abbandonando il suo ruolo difensivo con maggiore frequenza per partecipare all'impostazione del gioco. Boniek, Bonini, Platini, Cabrini, Tardelli, ritmo blando juventino per controllare la partita. Scirea, sbagliato l'appoggio verso Platini, palla in fallo laterale. Zaccarelli, Caso, intervento un po' sporco di Gentile che non tocca la palla con la precisione che avrebbe voluto, questa gli sfugge in calcio d'angolo, il quinto angolo per il Torino. Va a batterlo Patricio Hernandez, argentino nato nel paese di Omar Sivori. Galbiati, è suo il traversone,
messo fuori area il pallone subito l'intervento di Boniek Vignola. Boniek, quasi un contropiede per la Juventus. Platini, Rossi fermato irregolarmente. Stava per entrare in area Rossi, fermato proprio all'ingresso in area di rigore. Calcio di punizione in favore della Juventus. Ancora un pallone sulla linea dell'area di rigore, nella posizione preferita per lo specialista Platini. Mezz'ora esatta di gioco. Nel corso del secondo tempo, squadre in parità 1-1. Ecco Terraneo che va a predisporre la barriera. Tutto il Torino è arretrato, c'è Selvaggi, c'è Schachner nell'area di rigore. Davanti a Platini. È enorme il tempo che si perde in occasione dei calci di punizione. Tira Platini e l'arbitro però fa ripetere. Probabilmente ha visto qualche giocatore del Torino che non si era fermato e quindi aveva avanzato troppo prima del tiro di Platini. Comunque la punizione deve essere ripetuta. Tira Platini ed è gol. Palla sotto la traversa, Platini ha portato in vantaggio la Juventus e ha rovesciato la situazione. Doppietta di Michel Platini che nel giro di 20 minuti ha rovesciato la situazione. In questo secondo tempo a cadenza quasi regolare, ogni 10 minuti, mentre vedete sventolare una bandiera francese in omaggio a Michel Platini, con cadenza regolare ogni 10 minuti è arrivato il gol. Al decimo Selvaggi, al 20° Platini, alla mezz'ora, da poco superata, il gol ancora di Platini che ha rovesciato la situazione. Ora la Juventus in vantaggio ed è il Torino che deve recuperare. E così Platini raggiunge il brasiliano Sico a quota 17. Pileggi. Ecco ancora la palla per Pileggi. Non riesce il suo lancio verso Corradini che stava entrando nell'area di rigore. Scatta il contropiede della Juventus, c'è Rossi in buona posizione, Boniek che si attarda un po' a cercare di evitare Danova, perde il momento buono per il servizio, la palla arriva poi a Vignola, il cui sinistro è pronto, preciso, ma molto debole e centrale e non impensierisce Terraneo, il cui rilancio ha messo già in azione Corradini e Galbiati. Galbiati verso Selvaggi, attaccato da Cabrini e controllato poi anche da Gentile. La palla carambola su Selvaggi, Gentile ha rimesso in gioco verso Scirea. Vignola. Platini. Danova. Buon anticipo dello stopper Granata. Zaccarelli. Molto lungo il lancio per Schachner che anche tentando poi l'intervento in scivolata non può arrivare sul pallone, viscido, sul terreno viscido per la pioggia abbondantemente caduta prima della partita, non piove durante l'incontro ma è piovuto molto prima. Si disturbano Caso e Hernandez, Platini svirgola un po' il pallone servendo involontariamente all'indietro, Zaccarelli
Vignola, Bonini, Tardelli, Boniek, Rossi, Boniek, Tardelli, attaccato da Beruatto. Col numero 16 vediamo che Bersellini si prepara a far entrare un altro giocatore, si tratta di un giovane ventenne del 64, Antonio Comi. La rimessa in gioco di Zaccarelli è verso Beruatto. Ha ribattuto Tardelli il lancio di Beruatto, ha ripreso Vignola che ha allargato per Antonio Cabrini. Si distende in avanti la Juventus. Il cross di Cabrini è un po' arretrato per Platini, attaccato da Beruatto, poi anche da Pileggi. Platini serve indietro verso Gentile, che si è scontrato con Franco Selvaggi. Comincia a serpeggiare qualche sprazzo di nervosismo in una partita finora estremamente corretta comunque. Protesta Platini e viene ammonito. Ammonito Platini per gioco scorretto. E Bersellini fa entrare Comi e fa uscire Caso. Operate dunque le due sostituzioni da parte del Torino. Comi entra proprio al 35esimo, quando mancano 10 minuti alla conclusione dell'incontro, che vede la Juventus prevalere per 2-1. Para a terra Tacconi, un tiro non difficilissimo di Hernandez. Brio, ostacolato da Schachner, cade il leccese Sergio Brio e la Juventus beneficia di un calcio di punizione a proprio favore. C'è sulla palla Michel Platini, match winner Michel Platini ancora una volta, ha realizzato 17 gol, quindi ha segnato già un gol in più di quanti ne aveva realizzati la scorsa stagione. Paolo Rossi in questa posizione ha fatto partire il cross del pareggio di Platini, questa volta viene ostacolata la sua azione, resiste alla carica Rossi, poi viene fermato da Danova in calcio d'angolo, il quarto angolo in favore della Juventus. Il conto dei corner è ora di 5-4 per il Torino, il punteggio di 2-1 per la Juventus. 9 minuti alla conclusione. Boniek, Danova anticipa tutti e mette fuori area, Schachner controllato da Brio, Scirea, intuito il lancio di Scirea, poi scivola Cabrini e dà via libera a Pileggi, pronto il cross di Pileggi verso Comi, anticipato però da Brio, palla Hernandez, un palleggio per cercare di liberare il sinistro, la palla viene poi controllata da Hernandez che ritarda il tiro, favorisce il recupero degli avversari che commettono su di lui fallo, però sfuma l'occasione del tiro pronto e rapido. Il palleggio di Hernandez è servito per portarsi in zona tiro la palla sul piede sinistro. È lo stesso Hernandez comunque che cercherà di sfruttare ora questo calcio di punizione. Posizione ideale per un giocatore mancino come Patricio Hernandez. Tenta un pallonetto Hernandez che la barriera ha controllato, Galbiati ripropone un cross controllato ancora dai difensori juventini, scatta Paolo Rossi cercando il veloce e rapido contropiede, affonda sulla fascia sinistra Rossi, studia il piazzamento dei compagni, vede arrivare Tardelli che fa proseguire Boniek, tiro di Boniek che Zaccarelli riesce a rimpallare e poi Hernandez non mantiene in campo la palla che finisce in fallo laterale proprio all'altezza della panchina dove siede Eugenio Bersellini. Rimessa in gioco della Juventus che ha avuto un pericolosissimo contropiede promosso da uno scatto di Paolo Rossi. Adesso un'azione di Platini, ottimo il disimpegno del francese, fermato
da Danova, in maniera che Bergamo ha giudicato comunque regolare. Comi allarga per Schachner, cerca adesso il Torino, il contropiede comunque la replica veloce. Schachner, bell'anticipo di Gentile su Selvaggi, ripropone Beruatto, un pericoloso cross che scavalca un primo giocatore ma non un secondo. La palla arriva ugualmente a Beruatto che ritenta il traversone, non trova lo spazio, serve Pileggi, la palla schizza a Schachner che aggira Brio ma poi si allunga troppo il pallone. Una indecisione prima di Brio e poi di Schachner ha vanificato questo episodio avvenuto nell'area di rigore della Juventus al 39esimo minuto e mezzo del secondo tempo. Si è infortunato Tacconi. La Juventus ha operato una sostituzione soltanto, immettendo Vignola al posto di Prandelli, quindi in panchina a disposizione di Trapattoni ci sono ancora il secondo portiere Bodini, poi Caricola, Furino e Ketting, mentre Berselini ha già cambiato due giocatori, quindi non ha più altre possibilità di sostituire uomini. Aveva portato in panchina Copparoni, Francini, Ferri, Pileggi e Comi, questi ultimi due sono già entrati in campo. Si è ripreso Tacconi e sta per effettuare la rimessa in gioco a 5 minuti dalla fine dell'incontro. Zaccarelli, poi Boniek alle prese con Comi, Cabrini rilancia proprio verso Boniek che queste volte alle prese con Pileggi. Si allarga bene Rossi ma Galbiati ha un ottimo senso della posizione, intuisce il lancio, serve Pileggi. Galbiati sempre più stabilmente spostato nella metà campo avversaria. Passaggio tentato fra Galbiati e Comi, la triangolazione non si conclude positivamente per il Granata. Cabrini rovescia in avanti, scatta ancora Paolo Rossi, fermato da Danova, quindi Galbiati promuove l'azione di Beruatto. Hernandez, Schachner, Hernandez, buon lancio in profondità, con doppio intervento di Cabrini, spostato sulla fascia destra che non è quella sua naturale, ma comunque a 4 minuti dalla fine, con un vantaggio importantissimo da difendere, ovviamente tutto è consentito e senso pratico poi della Juventus sta emergendo, squadra dotata di estrema praticità, non concede molto allo spettacolo, non concede molto alla platea, ma bada al sodo in maniera assai efficace. Danova, anche lo stopper si sgancia in avanti, come il libero Galbiati che effettua questo lancio verso Comi, la palla arriva a Schachner dopo un intervento di Corradini, Schachner è preceduto da Brio che lo ferma in fallo laterale. Corradini verso Hernandez, ha controllato Boniek due volte da difensore, ha spazzato l'area di rigore, invece Galbiati ha controllato male la palla e ha regalato un fallo laterale alla Juventus, che riesce così ad allentare la momentanea pressione. Avanza il sammarinese Massimo Bonini a effettuare questa rimessa laterale. Rossi alle prese con Corradini, Corradini alla meglio su Rossi, Zaccarelli poi lancia troppo lungo Hernandez, quindi si esaurisce subito l'azione tentata dal Torino sulla fascia destra. Siamo già a 43 minuti e mezzo del secondo tempo, la rimessa in gioco di Galbiati verso Danova. Comi fa proseguire Selvaggi, cade Selvaggi, tra
trascinato anche dalla spinta ricevuta alle spalle, calcio di punizione dal limite in favore del Torino. È stato un calcio di punizione dal limite trasformato da Michel Platini che ha determinato il risultato, che si ha al 44esimo e 20 secondi della ripresa, con la Juventus che conduce per 2-1. Selvaggi sulla palla, Hernandez è un mancino, quindi non è questa la posizione ideale per un giocatore che come lui ama tirare di sinistro, quindi vediamo che c'è Selvaggi e dietro di lui c'è Zaccarelli per questa punizione. Si allontana il capitano Zaccarelli. Ancora perdita di tempo per la sistemazione della barriera, spinte, gomitate, ancora un altro intervento dell'arbitro. Platini è in barriera, tira Selvaggi sulla barriera, mi pare Boniek, Boye, Beruatto perde la palla, tacconi dopo il tiro di Beruatto, ma riescono i difensori della Juventus ad anticipare Galbiati che si era trovato lì a tu per tu. Beruatto ancora propone un cross lungo, può rinviare Cabrini, riprende però Danova che ributta la palla nel mucchio. Forcing finale del Torino, quasi più per disperazione che per convinzione. Beruatto ancora ripropone il cross, messo fuori area, riprende ancora Pireggi che ripropone verso Hernandez che ha cercato la stessa azione con cui aveva servito Selvaggi, con un colpo di tacco per smarcare Selvaggi. C'è un fallo di mano di Platini. Batte la punizione Zaccarelli verso Schachner. Ecco l'austriaco che supera l'avversario, un secondo avversario che è Rossi, poi allunga troppo la palla e fa sfumare anche questa azione. Siamo già al 46esimo, già un minuto di recupero. Bergamo giustamente fa proseguire il gioco perché di tempo se n'è perso parecchio. Il gioco dovrà riprendere con un calcio di punizione in favore della difesa della Juventus perché probabilmente Corradini si era portato in fuorigioco sull'affondo di Schachner. Ecco il rinvio di tacconi. Galbiati è spinto da Rossi, batte la punizione con palla anche in movimento, colpo di testa di Gentile, poi un rinvio alto di Brio, aspetta Zaccarelli, viene anticipato invece da Boniek, poi arriva Danova che colpisce di testa, Platini rimanda ancora in avanti ed è questa l'ultima azione dell'incontro. Bergamo dà il segnale di chiusura, la Juventus vince il derby numero 106, aumentando così il suo vantaggio statistico, la 44esima vittoria della Juventus contro 31 pareggi e 31 vittorie del Torino. Vince la Juventus per 2-1, gol di Selvaggi e poi doppietta di Platini al 20esimo e al 31esimo che ha rovesciato la situazione, proiettando la Juventus sempre più sola in testa alla classifica dopo la sesta giornata del girone di ritorno. Grazie dell'ascolto, a voi tutti buonasera.